dal Vangelo secondo Giovanni. Ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Questo brano del Vangelo è una miniera immensa e non possiamo che assaporarlo goccia a goccia. Dobbiamo sceglierne una, e scegliamo l'ultima, una sintesi, mezzo rigo, che condensa un fiume fatto da tutti i versetti, dalla sorgente alla foce e lungo tutto il corso. L'amore nella fraternità prossima a noi o universale è al tempo stesso il campo e lo strumento in cui coltivare e vivere una relazione ad immagine e somiglianza di quella che vediamo e Gesù si sforza di comunicarci nella Trinità. È Lui che ci ha scelti per questo. E proprio questa sua scelta per noi, su di noi, ci garantisce l'accessibilità a questa possibilità. Perché se ci ha scelti non può che metterci nelle condizioni, darci le condizioni per poter accedere a questo mistero, a questa gioia grande della vita in fraternità, a immagine e somiglianza della Trinità. Coltivare il campo dell'amore fraterno è un po' la strada, quello che si può dire il comando, è una strada per partecipare a una gioia immensa. Lo abbiamo sentito ripetere molte volte in questi giorni, nei brani precedenti, che è la stessa gioia che si respira nel rapporto di amore tra Padre, Figlio e Spirito Santo.